La Piaggio c'è stato un accordo separato, con condizioni diverse sia andati ai lavoratori. La Fiom ha perso, ha sostenuto una posizione che è andata sotto, la Fiom ha firmato l'accordo. Alla Fincantieri c'è un accordo separato, non è firmato neanche dall'RSU, perché la maggioranza dell'RSU non mi pare che sia per firmare l'accordo. Abbiamo chiesto il referendum non si può fare. Credo, a parte la validità stessa dell'accordo, che vedremo, ma credo che dobbiamo darci delle regole democratiche per evitare una deriva nel rapporto tra le organizzazioni che io considererei sbagliata. In queste regole la questione della democrazia, per me, e qui farina la dico così, per me la questione della democrazia non può essere scambiata con nulla. La democrazia è la democrazia. La democrazia non si scambia con niente. O c'è o non c'è. Non si scambia con altre materie contrattuali. Credo che il diritto, altrimenti prima o poi lo risolveranno altri, il problema. Altri saranno guai per tutti, lo risolveranno altri. Il problema della validazione democratica degli accordi è un problema che abbiamo presente, io lo ritengo decisivo, anche nella ricostruzione di percorsi migliori di quelli che stiamo attraversando. L'ultima considerazione è quella relativa, e avendo già detto che quindi si profilano mesi di rapporti non semplici, se la scelta fosse quella di presentare il rinnovo della piattaforma. L'altra questione invece è quella riferita all'insieme dell'iniziativa. Io dico semplicemente che ragioniamo sulla contrattazione aziendale, ragioniamo sulla crisi. 5%, dal 4 al 5% di caduta del PIL in Italia, 6% di caduta del PIL in Germania. Il peggio deve ancora arrivare. I giudizi che vengono dati sono legati a quello che succede in borsa, cioè nell'economia reale. Se la siderurgia allarga la cassa integrazione per i prossimi mesi, dall'Ilva a Piombino, vuol dire allarga, non mantiene, allarga, spegnendo degli altri forni, significa che la crisi che abbiamo di fronte non è affatto in via di ripresa, anzi. E abbiamo un problema enorme, il problema della Fiat. La Fiat sta facendo un'operazione enorme, cambia non solo, ma cambia l'assetto della società, cambia l'assetto proprietario. No, non so se la strada intrapresa e che cambia l'assetto proprietario del gruppo, di cui una cosa è certa, che la famiglia lì casomai rimane di Lecco, Sianeac, eccetera. Non si capisce bene, dentro quel tipo di operazione, non dico tra due mesi, casomai tra sei mesi, se ha ragione Elkan che dice che la Fiat diventerà minoranza, non Pico Pallino, John Elkan che dice che la Fiat diventerà minoranza, oppure se vai ad un processo di altra. Sta di fatto, e qui c'è un grafico enorme per tutti, che la Fiat si incontra con Obama, la Fiat si incontra con il governo tedesco, presenta al governo tedesco i piani industriali per quanto riguarda l'Opel e la General Motors in Europa. In Italia a noi non ci hanno neanche chiamato per dirci che cosa vogliono fare. E il rischio che ci preparino il piatto per poi dirci che casomai va chiusa Pomigliano o va chiusa Termini Imerese, è un rischio che sta lì dietro la porta, con tutto quello che può succedere. Nello stesso tempo le 52 settimane stanno venendo a termine in molte realtà. Questo aprirà problemi immediati rispetto... Ecco, allora forse, a partire anche da esperienze positive come la diffusione dei contratti di solidarietà,
ragionare sulla contrattazione aziendale e sulla crisi, quello che sta succedendo e quello che succederà, a partire anche, perché non ci sono solo le altre, anche alla FIAT c'è la manifestazione unitaria che faremo tutti assieme il 16, il sabato, nazionale dell'auto, di tutta la componentistica, eccetera. Bisogna essere in grado di tenere, perché questo sì, che lo tocchiamo con mano tutti i giorni, sul fronte della crisi. Ultima considerazione, c'è un punto su cui convengo, Farina, ce ne sono altri, ma se ne ho uno. Anche noi abbiamo avuto discussioni sull'accentramento confederale di questa trattativa. T'assicuro, molto vivaci. C'è stata una trattativa dove oltre il 50% di quello che discutevano i confederali eravamo noi. Noi, perché discutevano essenzialmente del nostro contratto. E c'erano due componenti di segreterie confederali che gestivano il tutto. Con le categorie, a partire dai metalmeccanici, totalmente tagliati fuori dalla dinamica contrattuale e di trattativa di quello che stava succedendo. A me pare che in questo c'è un rapporto con la soluzione finale, nel senso che c'è anche un'idea rispetto al rapporto tra le categorie e le confederazioni che qualcosa sta succedendo, e al di là del giudizio dell'accordo qualcosa sta succedendo ovunque. Io non penso che la confederalità si risolve con una centralizzazione a livello confederale. Penso esattamente l'opposto. Che le strutture confederali sono tali se sono in grado di essere realmente la sintesi rispetto all'insieme dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e non viceversa. E sono sempre l'espressione di una forte dialettica, e non del servilismo, rispetto a chi di volta fa il segretario generale. E allora, ecco, In questo sì che c'è un problema anche rispetto al rapporto tra le categorie e le confederazioni che si configura. Detto ciò, io volevo richiamare soltanto alcuni di questi aspetti. So bene che l'accordo è stato fatto la sera del 15 aprile e tutti guardano a cosa succede tra due mesi tra i meccanici. Se si presenta la piattaforma per il rinnovo contrattuale, sì o no. Vale per voi come vale per la FIAT. Presentare il rinnovo della piattaforma contrattuale, oltre a mio parere ad essere una bella avventura, presentato in una situazione di crisi con la situazione che abbiamo di fronte, oltre ad essere quello, insisto, significa di fatto che non lo è, che tu devi recepire quel sistema di regole. Poi so che c'è qualcuno che dice che più o meno è uguale a quello che c'era prima, adesso non prendiamoci in giro, qualche differenza c'è, altrimenti saranno tutti diventati matti, riferisco a ragazzi, saranno tutti diventati matti se non ci fosse differenza tra l'una e l'altra cosa. Io avrei in questa situazione preferito una soluzione diversa. Abbiamo appena concluso un contratto unitario nazionale, non abbiamo neanche finito di pubblicare il contratto collettivo nazionale ricostruito unitariamente. Io lo dico sapendo le obiezioni che già sono state fatte in modo preventivo: forse sarebbe meglio chiudere il ciclo negoziale che abbiamo aperto col contratto nazionale, che è la scadenza del biennio, rimanendo ognuno sulle sue posizioni, ma sapendo anche che in questa fase probabilmente chiudere quel ciclo negoziale rinvia la questione del sistema delle regole e forse potrebbe permettere, anzi direi che in quel caso potrebbe anche permettere una soluzione di carattere unitario. Se la scelta è quella della piattaforma, ne consegue a quel punto che, per quanto ci riguarda come FIAT, noi presenteremo il rinnovo del biennio economico, quello previsto dal ciclo negoziale che era stato definito. Grazie.